1.000 euro di stipendio potrebbero essere tranquillamente il primo stipendio che stiamo percependo nella nostra vita lavorativa. Oppure addirittura potrebbe essere lo stipendio che purtroppo, a causa di tantissime tipologie di contratto nel CCNL italiano, purtroppo potremmo trovare ai primi livelli, come il contratto dei trasporti o anche il contratto del commercio. Ma allora com'è possibile gestire 1.000 euro e come possiamo cercare di riuscire poi a evolverci a livello economico e anche a livello sociale partendo proprio da questa cifra? Ciao, io sono Davide, sono un dipendente e padre famiglia e su questo canale mostro come gestisco, risparmio e investo i miei soldi. Anche io nella mia vita lavorativa mi sono trovato a guadagnare 1.000 euro, anzi in realtà all'inizio della mia carriera lavorativa avevo addirittura solo 500 euro al mese, ma poi col tempo sono riuscito ad arrivare a 1.000 euro, ma anche in questo caso non era ancora un traguardo che avevo raggiunto, perché dal mio punto di vista valevo molto di più. Ma il punto fondamentale era come, dal mio punto di vista, dovevano essere gestiti quei 1.000 euro. Bene, parto subito col dirvi le varie suddivisioni. Per quanto riguarda l'affitto e le bollette, insieme circa 400 euro. Per quanto riguarda il cibo, 250 euro. Per quanto riguarda i trasporti, 100 euro. Poi le varie abbonamenti, altri 50 euro, spese varie potevano oscillare sui 100 euro e poi logicamente risparmio altre 100 euro. Partendo dalla prima categoria, affitto e bollette, sembrerebbe un po' strano riuscire, soprattutto con i costi d'oggi, a sostenere un affitto comprensivo di bollette di 400 euro, ma c'è la possibilità, per esempio, di poter vivere con i propri genitori e quindi in quei casi abbiamo la possibilità di risparmiare tantissimo sull'affitto e dare magari soltanto una mano andando a pagare parte delle bollette, oppure andando a vivere da soli possiamo andare a cercare una casa dove c'è la possibilità di andare ad affittare soltanto una stanza o un posto letto. Sì, certo, in alcune città italiane come possono essere Milano, come possono essere Roma, Torino, Bologna, i prezzi sono nettamente più alti. Per alcuni posti letto ho saputo addirittura che si arriva anche a 600 euro nelle zone più centrali delle città. Ma se si sceglie di vivere in questa maniera, quindi andare a vivere da soli con uno stipendio così basso, c'è la possibilità comunque di magari cambiare città o addirittura andare in periferia e cercare una soluzione dove le bollette sono comprese all'interno dell'affitto. Questo logicamente ci spinge a vivere all'interno di case con tanti inquilini o molto spesso con degli inquilini che sono degli studenti, e quindi se noi siamo dei lavoratori abbiamo dei ritmi nettamente differenti che possono creare dei problemi proprio alla nostra stabilità lavorativa, alla nostra stabilità proprio di vita, e quindi anche non riuscire a conciliare le nostre necessità con le necessità proprio degli inquilini. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di andare a vivere magari con un nostro amico o addirittura il nostro partner, e quindi andando a mettere 400 euro da una parte e 400 euro dall'altra potremmo arrivare a 800 euro, che potrebbe diventare una cifra abbastanza interessante da poter optare per una scelta di una casa indipendente. Ma anche in questo caso dobbiamo sempre tener conto che potrebbe esserci la spesa improvvisa, come magari l'autospurgo o magari il risanamento di qualche danno che è stato causato da un'usura, o potrebbe anche essere semplicemente il ripristino o le lavorazioni che servono per la manutenzione della caldaia, quelle annuali. Quindi potrebbe esserci una spesa che potrebbe andare a sbilanciare i nostri 400 euro che avevamo messo a disposizione. Per non parlare logicamente delle bollette, che in questo caso, andando a scegliere una casa che ci fa rientrare in questi importi, sicuramente andremo a scegliere una casa molto piccola, quindi attorno ai 40-50 metri quadri. Ma anche in questo caso comunque le bollette non andrebbero a costare, a pesare meno di circa 80-100 euro per ogni singolo mese.
In più potrebbe esserci anche la possibilità di dover scegliere una casa con il condominio, e quindi in quel caso dobbiamo anche tener conto delle spese del condominio, che possono oscillare a seconda di se abbiamo l'ascensore o meno, a seconda se abbiamo il giardino condominiale o meno, a seconda del se abbiamo delle scale importanti o meno, per la manutenzione, per la pulizia e tanto altro. Quindi in quel caso, dal mio punto di vista, se guadagniamo solo 1000 euro di stipendio, non dovrebbe essere quella la scelta da andare a cercare, ma dovremmo optare per una scelta più diretta verso o il vivere ancora purtroppo dentro casa i nostri genitori, se abbiamo ancora un'età che è sotto ai 25-30 anni, oppure andare a vivere in una casa con altre persone che potrebbero essere magari delle persone buone e quindi riuscire a convivere bene, o magari se ci dice sfiga potremmo addirittura trovare delle persone con le quali non ci troviamo tanto bene. Cibo 250 euro. Bene, in queste spese diciamo che ci stiamo abbastanza larghi, anche perché dal mio punto di vista io sono una persona che pesa 87 kg, che è alto 1,85 e insomma ho 38 anni, e ad oggi con la mia media di spesa normalmente sto all'interno dei 200 euro. Certo, io ho adottato dei metodi abbastanza comprovati nel tempo che mi vanno a dare una possibilità di riuscire a stare dietro e contenere anche le spese del cibo, anche se dal mio punto di vista contenere le spese del cibo non significa limitarsi nel mangiare, ma andare ad acquistare le cose giuste al momento giusto e soprattutto andare ad acquistare le cose preventivamente. Un metodo che ho elaborato nel tempo è andare da un nutrizionista e farmi prescrivere una specie di regime alimentare, quindi non una dieta con pesi, misure e tipologie di cibo, ma regime alimentare, quindi mi viene detto cosa devo mangiare magari a pranzo, a cena, come spuntino, le quantità indicative, e poi sono libero totalmente di andare a lavorare in quella direzione. In questa maniera ho la possibilità di avere una specie di programma che mi dà delle indicazioni per riuscire a fare la spesa in maniera più oculata, in maniera più diretta, e soprattutto riuscire a sfruttare al meglio magari le offerte che possiamo trovare all'interno dei supermercati. Questo perché sappiamo già preventivamente quanto e cosa andremo a mangiare magari in tutto il mese. 100 euro di trasporti. In questo caso io onestamente non mi sento di prendere in considerazione il fatto di dover tenere un'auto, anche perché un'auto dal mio punto di vista, io ho due auto in questo momento, una vecchia di 20 anni e una un po' più nuova, circa di 7-8 anni, e in questo caso quella di 20 anni fa comunque mi comporta una spesa ordinaria al mese, compreso di benzina e logicamente di tutte le spese come l'usura delle gomme, la manutenzione ordinaria e logicamente anche l'assicurazione del bollo, che si aggira attorno ai 180 euro. Logicamente vado a fare circa 1200 chilometri al mese, questo solo e soltanto per spostarmi da casa al lavoro, lavoro casa. In questa maniera quindi 180 euro diventerebbero troppo gravose su uno stipendio solo di 1000 euro, e quindi in questo caso dal mio punto di vista sarebbe più indicato magari utilizzare o i mezzi pubblici, che ci darebbero sicuramente una garanzia di risparmio, ma purtroppo avremmo un handicap negli spostamenti, o magari andare ad acquistare un motorino che ci può comunque dare una libertà di movimento, ma logicamente costa nettamente di meno di una macchina, o se abbiamo fortuna addirittura andare con la bicicletta. Io addirittura per 3 anni della mia vita lavorativa qui a Cesena, ho i primi 3, ho raggiunto il posto di lavoro andando in skateboard, perché ho imparato a 30 anni ad andare in skateboard, avevo soltanto 2 km da fare e quindi avevo piacere a utilizzare quel mezzo. Certo, quando pioveva avevo problemi, mi facevo aiutare magari da mia moglie per andare al lavoro nel caso in cui lei avesse necessità dell'auto, questo soltanto perché per andare a utilizzare un'auto
avevo bisogno di avere o un'auto propria, quindi due auto a testa, e anche mia moglie in quel momento lavorava molto più distante da casa rispetto a me, oppure avrei dovuto cercare altre soluzioni, soluzioni, come vi ho già detto, di trasporti pubblici, che in quel caso non erano indicati perché, logicamente, come vi stavo dicendo, erano semplicemente 2 chilometri. Ma se avete necessità obbligatoriamente di andare ad acquistare un'auto, ebbene, in questo caso c'è una voce sulla quale possiamo andare a lavorare successivamente, poi ne andremo a sviscerare tutte le possibilità. Continuando, 50 euro di abbonamenti. Beh, come sempre dobbiamo avere un cellulare, e quindi l'abbonamento del nostro mensile sulla nostra SIM è intorno ai 10, 12, 15 a seconda dell'abbonamento e di quello che ne facciamo del nostro cellulare. In quel caso quindi dobbiamo andare a preventivare quella spesa. In più, non sempre all'interno delle spese delle bollette che possiamo trovare come offerta quando andiamo ad affittare la casa, ritroviamo all'interno anche la spesa dell'abbonamento internet. In quel caso abbiamo necessità di dover comunque avere una linea internet, perché ormai bene o male gira tutto attorno a quello, e in più, andando ad acquistare la linea internet, dobbiamo sì suddividerla per tutti gli inquilini della casa, ma ci sarà sempre una percentuale. Inoltre, io non mi sono mai voluto limitare in determinate cose, e quindi dal mio punto di vista potrebbe essere una possibilità anche quella di andare a spendere dei soldi per andare per esempio in palestra e prendersi comunque cura del vostro corpo, del nostro corpo. In quel caso quindi, andando a preventivare una spesa di circa 40 euro al mese, dove c'è la possibilità di spendere solo 40 euro al mese per andare in palestra, allora in quel caso andrebbe a gravare proprio in quegli abbonamenti. C'è una ennesima voce, ossia varie 100 euro, che potrebbe essere o una spesa a cuscinetto, quindi per esempio un mese abbiamo necessità di farmaci, o magari una spesa che andiamo ad accorpare ad altre voci di spesa, quindi, come stavo dicendo, magari nei trasporti, oppure addirittura andare a essere suddivisa per gli abbonamenti, quindi magari andare a pagare una magari seduta dal fisioterapista, o addirittura andare semplicemente in palestra e quindi riuscire a sostenere la retta. In più, quei soldi, quelli dei vari, potremmo addirittura accantonarli insieme a quelli del risparmio, che in questo caso ho preventivato circa 100 euro di risparmio su 1000 euro. Bene o male, il 10% sul nostro stipendio è un buon metodo per riuscire a risparmiare un determinato quantitativo di denaro, che non sempre deve obbligatoriamente servirci per acquistare cose inutili, ma potrebbe semplicemente anche servirci per fare da cuscinetto al momento in cui dovessimo avere dei problemi che non erano stati preventivati. Inoltre, nelle varie potremmo anche inserire il fatto di voler andare a mangiare fuori, e quindi in quel caso quelle 100 euro potremmo utilizzarle proprio per andare a fare una cena o due cene fuori. È logico, con 1000 euro, a meno che, come ho già detto all'inizio, non viviamo a casa dei nostri genitori, quindi riusciamo a sostenere in maniera un po' più diligente il fatto di non pagare l'affitto e quindi gestire quei soldi che ci avanzano dall'affitto in altra maniera, possiamo comunque permetterci di uscire con 100 euro in circa 1-2 volte al mese. Non possiamo logicamente esagerare, anche perché poi in quel caso ci ritroveremmo senza soldi nei momenti di necessità. Quindi dal mio punto di vista è giusto magari continuare a divertirsi, continuare a vedersi con i propri amici, continuare a svolgere una vita appagante, ma è logico che dobbiamo capire da dove stiamo arrivando o la nostra situazione reale, il fatto di guadagnare solo 1000 euro. Ebbene, dal mio punto di vista, gestire 1000 euro è uno dei modi migliori per incominciare a capire come riuscire a gestire dei soldi, anche perché 1000 euro sono prima di tutto una cifra tonda che fa, diciamo, una specie di resistenza
al mentale, al fatto che noi non possiamo permetterci di andare oltre quella cifra, perché è una cifra comunque abbastanza esigua, ma abbiamo dei soldi che onestamente ci siamo guadagnati, quindi vorremmo spenderli. In questa maniera, riuscendo a gestire al meglio 1000 euro, siamo già pronti per andare al passo successivo, che potrebbero essere 1300, 1500, 2000 o quant'altro. Io in questa rubrica sicuramente andrò a parlare della gestione di 1500 euro, di 2000 euro e di 2500 euro, che potrebbero essere i vari step a livello economico per un dipendente che si sta evolvendo nella sua carriera e che sta incominciando a guadagnare cifre interessanti. E logicamente poi di controparte andrò a parlare anche di come gestire ed investire determinati quantitativi in base logicamente ai nostri checkpoint, quindi 1000, 5000, 10000 e quant'altro. Io vi lascio altri due video qui sopra impressione che possono essere utili per imparare a fare un budgeting della nostra famiglia o comunque anche semplicemente personale, e per andare a capire come poter investire anche solo 50 euro al mese all'interno del mercato delle criptovalute. Io vi ringrazio per aver visto il video e al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!